Martello, chiodo, iniziamo. Non è più come una volta. Ai miei tempi i lavori si facevano meglio. Ma un chiodo. Non esistono più i lavoratori di una volta. Da, 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 da. Ma un chiodo. Ciao a tutti, oggi siamo qui per il tutorial di Welcome To, un gioco di Benoit Terpan della Fever Games. Un gioco da 1 a 100 giocatori, da 10 anni in su, e una partita media da 25 minuti. Ma andiamo subito al video e vediamo come si gioca. Partiamo subito col vedere quali sono i componenti del gioco. E troviamo all'interno quindi il regolamento, 4 schede riassuntive, un blocco segna punti, 81 carte costruzione con due lati, un lato del numero civico e un lato azione, 29 carte piano urbanistico divise in 3 livelli, 1, 2 e 3. Ogni giocatore prende una penna e un foglio di blocco segnapunti. Disponete poi le schede riassuntive sul tavolo. Selezionate casualmente 3 carte piano urbanistico, una per ogni livello. Mescolate le carte costruzioni. Create 3 mazzi di 27 carte ciascuno e collocatele una accanto all'altra, con il numero rivolto verso l'alto. All'inizio di ogni turno, rivelate la prima carta dalla cima di ciascun mazzo. Come prima cosa da fare, all'inizio di ogni partita, ogni giocatore dovrà dare un nome alla propria città. Nel nostro caso avremo The Rolling Town, la città dei Rolling. Vediamo come prima cosa come posizionare i numeri civici all'interno delle nostre abitazioni. In una stessa via possiamo posizionare numeri sempre rispettando un ordine crescente. Possiamo tralasciare alcune case vuote tra un numero e un altro. Non possiamo quindi tornare indietro e scrivere numeri successivi a quelli già scritti più avanti. In questo caso vediamo che il giocatore ha già posizionato il 4 e il 5, non potrà quindi posizionare il 6 e il 7 prima di questi due numeri. Un'altra regola importante è che non possono esserci mai due numeri uguali all'interno della stessa via. Vediamo ora le azioni. Partiamo con la piscina. Ci consente di inserire il numero della carta rivolta verso il basso all'interno di un'abitazione con una piscina disegnata, sempre rispettando le restrizioni di scrittura dei numeri. Una volta individuata la nostra casella e posizionato il numero, dovremo cerchiare la piscina corrispondente e andremo nel segnapunti a sbarrare la prima casella piscina. Ora vediamo come gestire l'azione paesaggistica. In una via inseriamo il numero della carta rivolta verso il basso. Una volta inserito questo numero, andremo a sbarrare la prima casella del reparto paesaggistico in alto a destra su ogni via. Questi punti ci serviranno poi, una volta trascritti nel segnapunti, per ottenere un punteggio di paesaggistica. Ora vediamo agente immobiliare. In questo caso abbiamo il numero 10. Inseriamo il numero 10 tra il 9 e l'11, dopodiché decidiamo di utilizzare l'azione agente immobiliare su una delle nostre caselle in basso. Questa azione ci consentirà di elevare il numero di punti che ogni complesso residenziale ci fornirà a fine partita. Azione bis. Questa carta ci consentirà di scrivere un numero uguale a quello che è già stato scritto in una via. Vediamo come. Il giocatore posiziona il numero 5 della carta coperta nella seconda via. Ha bisogno poi di inserire un numero bis. Questo numero bis decide di posizionarlo sulla prima via, posizionando accanto al 6 un altro 6, scrivendo però a fianco bis. Questo ci consentirà di completare una casella.
ma ci darà dei punti penalità all'interno del segnapunti. Andremo quindi a cancellare la prima casella del segnapunti bis. A fine partita questi punti saranno calcolati come malus. Passiamo ora all'azione agenzia per il lavoro. Ci consentirà di modificare il numero della carta rivolta verso il basso aumentando o sottraendo di 1 o 2 il suo valore. In questo caso a noi non serve. Disegniamo quindi il numero 7 sulla casa che abbiamo scelto e andremo poi ad oscurare la prima casella nel segnapunti. Queste caselle daranno vita ad una classifica a fine partita, dove il giocatore con più caselle oscurate guadagnerà 7 punti, il secondo 4 e il terzo 1. A pari merito i giocatori guadagneranno lo stesso numero di punti. Guardiamo infine l'ultima azione consentita dal gioco, il geometra. La carta geometra ci consente di delimitare un complesso residenziale. Il giocatore, dopo aver posizionato il numero 1, andrà a posizionare quindi una staccionata per delimitare un complesso residenziale. Verrà posizionata tra due case, non obbligatoriamente con un numero civico già scritto. Inoltre, non è necessario avere tutte le case con un numero civico all'interno del complesso residenziale. Potremmo concluderlo poi successivamente aggiungendo dei numeri. Non deve essere posizionata obbligatoriamente sulla stessa via dove abbiamo appena posizionato un numero civico. Alla fine della partita, ogni complesso residenziale darà dei punti. In ogni partita avremo degli obiettivi da raggiungere. Il primo giocatore che riesce a completare uno di questi obiettivi prenderà il punteggio a sinistra, cerchiato di nero. Tutti gli altri, una volta girate le carte, prenderanno i punti disegnati in basso a destra. La partita termina se si verifica una delle seguenti condizioni. La prima, quando un giocatore segna il suo terzo rifiuto al permesso di costruire, cioè non potrà posizionare nessuno dei tre numeri estratti dalle carte. Andrà così a sbarrare la casella permessi di costruire rifiutati. In quel caso riceverà 5 punti di malus. Il secondo modo avviene quando un giocatore completa tutti e tre i piani urbanistici, quindi riesce ad effettuare tutte e tre le missioni. L'ultimo modo invece avviene quando un giocatore costruisce tutte le case nelle sue tre strade. Procediamo con il conteggio dei punti. Vediamo che la prima missione è stata completata da questo giocatore, poiché ha tutte le prime e le ultime case di tutte e tre le vie con un numero civico, ottenendo così 4 punti, poiché è arrivato solo come secondo giocatore a questo obiettivo. Passiamo ora al secondo obiettivo. Vediamo che questo giocatore lo ha completato, poiché ha 3 complessi civici, 2 da 3 e 1 da 4, nella sua seconda via. In questo caso però, essendo arrivato primo, guadagna 12 punti. Per quanto riguarda il terzo obiettivo, anche se esistono 2 complessi residenziali, 1 da 3 e 1 da 4, questo giocatore, avendo già utilizzato questi complessi nel precedente obiettivo, non potrà riutilizzarli per questo obiettivo, guadagnando così 0 punti, per un totale di 16 punti. Successivamente si analizzeranno le opere di paesaggistica. Si andranno a trascrivere tutti i numeri più bassi scoperti sul nostro segnapunti, per un totale di 6 punti. Dopodiché si passerà alle piscine. Come visto anche precedentemente, ogni piscina cerchiata ci consentirà di cancellare un quadratino. In questo caso abbiamo solo una piscina e quindi il primo quadratino disponibile è quello con il numero 3 e ci consentirà quindi di ottenere 3 punti. L'agenzia del lavoro, come spiegato precedentemente, creerà una classifica tra tutti i giocatori. Il primo riceverà quindi 7 punti, il secondo 4 e il terzo 1. Tutti i giocatori a pari merito guadagneranno lo stesso numero di punti. Nel nostro caso siamo arrivati terzi, quindi guadagneremo solo un punto. Passiamo ora all'agente immobiliare. Questa tabella ci consentirà di sommare ogni complesso residenziale di 1, 2, 3, 4, 5 o 6 case, farà guadagnare al giocatore un numero di punti pari al più piccolo valore non segnato nella rispettiva colonna, moltiplicato per il numero di complessi residenziali all'interno delle sue vie. Ad esempio, vediamo che questo giocatore ha 2 complessi da 3 case.
andrà quindi a moltiplicare per il più piccolo valore non segnato nella rispettiva colonna, quindi il numero 3, guadagnando quindi 6 punti dopo aver moltiplicato il 3 per i due complessi residenziali. A questo punto è il momento di conteggiare malus. Vediamo che all'interno della nostra città sono presenti due bis, di conseguenza abbiamo cancellato due caselle. Il primo numero, quindi libero da trascrivere, è il numero 3. Questi saranno punti negativi. Nella modalità avanzata avremo anche l'intervento della rotonda. In questa partita però non è stata utilizzata. L'ultima tabella da considerare è quella dei permessi di costruire rifiutati. Come abbiamo visto precedentemente, questa tabella è stata completata da questo giocatore. In questo caso 3 caselle sono state cancellate e l'unico numero disponibile è il 5. Perderemo quindi 5 punti. Eccoci qua, che dire quindi? Abbiamo visto un gran bel gioco, a noi Rolling è piaciuto, abbiamo dato un voto medio di 7, nella sua categoria per noi è un gran bel gioco, in particolare perché lascia parecchia, diciamo, fantasia al giocatore. Possiamo seguire le piscine, possiamo seguire i complessi residenziali e soprattutto l'interazione tra i giocatori c'è, ma non è così fondamentale, quindi il gioco di un giocatore non influisce sull'altro. Nel regolamento inoltre è presente anche un barcode da scannerizzare che ci dà la possibilità di scaricare l'applicazione di Welcome To, dove riusciamo ad avere la plancia di gioco, quindi tutto il foglio con i vari punteggi e le varie vie da poi completare sul nostro smartphone. Detto questo è tutto, dai Rolling Gamers, Welcome To, buon gioco a tutti! How far can we get if we sell?